La prima cosa che faccio è prendere un pezzo di DAS e andare a ricavarmi tutti i piccoli rametti. Prepariamo ora il tronco dell'albero. Prendete un bel pezzo di DAS e stringetelo tra le mani. Dopodiché schiacciate la base proprio per formare un tronco. A questo punto apritelo per poter simulare le diramazioni. Lisciate un pochino la superficie. In questo caso non importa che venga del tutto liscio perché le crepe giocherebbero a nostro favore e sicuramente darebbero un risultato molto più realistico al nostro albero. Man mano che lo tirate su, stringete e cercate di arrotolare e farlo ricadere comunque un po' su se stesso, quindi dovrà assumere veramente, diciamo, le sembianze di una sorta di bonsai. A questo punto entra in gioco il fil di ferro. Ricavatene tre porzioni in modo tale da doverla inserire ciascuno all'interno dei tre rami che spuntano fuori dal tronco, alle quali poi andremo appunto a collegare tutti gli altri rametti. Dopo aver tagliato qualche pezzetto di ferro, inserite all'interno delle ramificazioni, stando ben attenti a non accavallarli troppo tra di loro. Teneteli a giusta distanza in modo tale che potranno praticamente, ospitare i nostri anelli. Poi mi lavoro tutte le giunture per evitare che i rami si stacchino dal tronco. Quindi bagniamo lo strumento all'acqua. Dopodiché ci assicuriamo che aderisca bene ogni ramo. Il consiglio che vi do è di legare tutto intorno alle tre ramificazioni un nastro in modo tale da non permettere a queste di aprirsi troppo e dare un brutto effetto al nostro alberello.
Quindi cercate di sollevare i rami e poi legarci intorno un cordino o quello che volete, dopodiché una volta asciutto potrà essere eliminato e potremo così appenderci i nostri bracciali o i nostri anelli. Spero tanto che quest'idea vi sia piaciuta. Se è così, lasciatemi un pollicione in su per aiutarmi a far crescere Arte da 1005. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare la campanella per non perdere tutti gli altri video. Per oggi è tutto, vi do un bacione, ci vediamo alla prossima, ciao!